Dalla vestale Rea Silvia, discendente della stirpe di Enea, nascono Romolo e Remo, che destinati alla morte dallo zio Amulio vengono salvati dal servitore incaricato di ucciderli, che li mette in una cesta e li abbandona alla corrente del fiume. È in questa zona che si arena la cesta con i due gemelli. La leggenda narra che i due furono allevati da una lupa. Li trova poi il pastore Faustolo, che insieme alla moglie Acca Larenzia li alleva come suoi figli. L'avvenimento viene dipinto da Rubens e il quadro si può ammirare nei Musei Capitolini a Roma. La lupa capitolina è il simbolo di Roma e la scultura bronzea conservata in Campidoglio nei Musei Capitolini è di dimensioni approssimativamente naturali. Era considerata di fattura etrusca, ma supposizioni più recenti ci dicono sia di epoca medievale. I gemelli furono aggiunti da Antonio il Pollaiolo nel tardo VI secolo. Presso gli Etruschi rappresentava il dio degli inferi, ma tra i Sabini era l'animale sacro a Marte, secondo la leggenda padre di Romolo e Remo. Il dio tutelare dei Latini era Luperco, quindi, pur raffigurato come lupa, l'animale rappresentava in realtà Luperco, dio dei pastori e protettore delle greggi. È stata trovata una grotta che si credeva dedicata al dio, ma si sta ancora studiando. Un'altra leggenda vuole che i due gemelli siano stati trovati allattati da una prostituta, perché in latino era questo il significato della parola lupa, da cui veniva il nome lupanare, luogo in cui si praticava la prostituzione.